Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo oggi giocheremo a Tube Tycoon. Ne abbiamo trovato un altro. Esattamente. Ci è sembrato migliore di quello che abbiamo già portato. Abbiamo detto ci dobbiamo assolutamente provare e cercare di conquistare YouTube con Tube Tycoon. Esattamente. Con l'altro abbiamo fallito. Questa volta ce la vogliamo fare. E guardate qua, si parte addirittura creando il nostro canale. Ovviamente torna Stereniki in ballo, ragazzi. Ma come ragazzi. Può mancare Stereniki? È il nome più bello del mondo. Il problema è il genere. È un maschio. È maschio o femmina? No, è un maschio. Se tu hai dubbi non me ne Perché, frega nulla. Allora, l'inizio del leak. Aspetta, l'inizio del leak Ster ricorda un maschio, ma poi il Nikki ricorda una femmina. Mettiamo un'icona da maschio. Jigglypuff. Va benissimo. È troppo carino. Più virile di Jigglypuff non c'è nulla, quindi accetto. È troppo e carino. E quindi colori virili andiamo di rosa, giusto? Colore preferito, tanto non so cosa servirà. Boh, no, non so cosa c'entra col canale. Via. Ti farei notare che abbiamo Jigglypuff qua che ci farà compagnia per tutta la serie. È carinissimo, è carinissimo. Allora, dall'interfaccia che io vedo qua, vedo che abbiamo la nostra carriera. Sì. E poi tutte queste stats qui sotto, che suppongo i primi iscritti. Siano gli iscritti, il nostro budget, okay. I video per forza, video fatti, e quello il calendario, quindi suppongo le giornate che passano, no? E qua probabilmente possiamo andare a dormire, vuoi già dormire? No, hai sonno? Grazie, no, la prima giornata deve essere produttiva, non possiamo iniziare dormendo. Ma nella realtà dormi sempre, come... Io non dormo sempre, mi sveglio prima di te. Nei videogiochi fai la figa ma poi nella realtà dormi, sei di quelle? No, la prima giornata deve essere produttiva, un canale non si può iniziare dormendo. Va bene. È la prima regola dello youtuber perfetto, non si può iniziare dormendo. Ok, allora andiamo su carriera, dobbiamo scegliere, allora abbiamo film o videogiochi. Ma hai visto che abbiamo anche dei punti da poter spendere. Sì, è tipo un ramo di videogiochi coi talenti, capito? Esatto. Probabilmente facendo video miglioriamo. Quindi vedi, almeno non dà per scontato che se sei youtuber devi fare giochi, perché c'è un po' questa, capito? Vabbè, ha lasciato questa diceria che ormai è una moda, quindi almeno ha lasciato solo i film, però io vorrei tipo vlog, cioè trucchi. Magari volevamo fare un canale di make up e adesso non possiamo. Soprattutto tu che sei esperto di make up. Sì, moltissimo. Comunque no, ovviamente game. Partiamo dai, dai videogiochi. Noi che siamo esperti possiamo, capito? Possiamo fare un bel canale in questo esatto. gioco. Esatto. Allora probabilmente dobbiamo tornare indietro. Ok, vedi, è comparsa la possibilità di registrare i video. Quindi ora che abbiamo scelto il nostro genere possiamo registrare. Ti farei notare la Tube Steam. Fa prenotare. Bellissimo. Però dice. Sì. Clicca, clicca. Browse library. Quindi vedi. Ok, abbiamo scegliamo dei il giochi. Gioco. Abbiamo una libreria di Steam. Ok, allora. No, scusa. Ho selezionato il gioco per sbaglio. Non volevo. Allora, abbiamo Super Mario. Da notare i nomi. Cioè. Angry Penguins invece che Angry Birds. Banana Ninja che sarebbe Fruit Ninja. Ice Tower non ci arrivo. Floppy Birds, vabbè. Vabbè, va un po' giù, vedi? Abbiamo anche i generi, single play, Pikamon, lo voglio fare. Need for sleep. Vedi, bisogno di dormire, quello che stavamo dicendo. Allora, smettiamo di leggerli perché altrimenti facciamo un video solo di noi che leggiamo i titoli. Allora, io direi, siccome abbiamo appena iniziato, non abbiamo neanche fatto iscritti, il budget comunque è solo di $100, iniziamo con qualcosa di free. Ma secondo me invece ci dobbiamo distinguere dagli altri, cioè se portiamo il gioco che tutti fanno perché appunto gratis, chi ci guarda, capito? Non, alla fine lo fanno tutti, invece noi facciamo l'investimento di soldi e boom, oh mio Dio, chi è quello? Un nuovo canale bellissimo, no? No. Dai, facciamo... Una cosa allora, che un non... economico, dai, okay. No, 40 no, sei un folle. Io voglio fare Angry Penguins. Perché facciamo Morio, dai, Morio. Non mi piace, Morio, non mi piace. Pikamon quanto Banana caffè? Ninja. No, Pikamon è nella seconda sezione, mi sa che non possiamo ancora farli. Ah, beh sì, sono quelli verdi, quindi, ok. Banana Ninja. Banana perché, Ninja. Vedi, devi anche imparare a farli single player. Hai notato che abbiamo... per il cellulare sono più facili. Che abbiamo due slot, quindi cosa? Arriveremo a registrare anche tre video contemporaneamente? Siamo. No, parlava di serie, non di video. Non lo so, è strano. Parlava di serie, per forza fai la serie. È già tu. Complicato questo gioco. È più complicato di fare YouTube nella realtà. Comunque, registriamo. E quindi è partito così da solo. No, è velocissimo. Stereniki è velocissimo, è più veloce di noi. Ok, allora, queste barre scendono, non ci spiega cosa sono. Quindi facciamo finta di nulla. Abbiamo fatto
credo 16 views, ma soprattutto un commento. Love, 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 topi. Punto di domanda. Ma è cosa spagnolo. Vuol dire? Lasciali like, lasciali like. No, non possiamo. Da veri youtuber VIP quali vogliamo essere, non possiamo né mettere like né rispondere. Ma io voglio rispondere, noi rispondiamo ai commenti, scusa. Ma non puoi, vedi, ci sta suggerendo che nella realtà non dovremmo più rispondere. Ma non è vero, è una cattiveria questa. Comunque abbiamo anche un'email, fai vedere. Oh, bello. Allora, il nostro team vi ha trovati, abbiamo visto che avete pubblicato il vostro primo movie. Sarà inteso come video. Queste barre probabilmente sono la nostra energia, la nostra stanchezza. Penso che non puoi registrare 200 video in un giorno, che abbiamo bisogno anche di riposare. Io pensavo che una è la stanchezza e l'altra è la fame, però poi non possiamo mangiare, quindi mi è rimasto qualche dubbio. Allora, il secondo non ce l'ha commentato nessuno. Esatto, okay. Quindi abbiamo capito che dobbiamo fare il finale. No, no, aspetta, penso che dobbiamo andare a riposare, no? E la barra è a metà. Vuoi sfruttarla, cioè, spremerla come un limone. Tu hai detto, il primo giorno si lavora tantissimo. Con questa volta. Esatto. Quindi uguale. Il primo giorno iniziamo una serie e la finiamo pure. Proprio un canale fuori dal comune. Ma in che mondo? Tanto regista in tre lo secondi. Lo farei fallire questo canale. Lo farei fallire. Guarda me. Come sta stancando. Oh, tranquilla, adesso poi lo facciamo dormire. Vediamo se l'episodio finale fa più views o meno views. Secondo te? 16, 14, 14, 28 direi iscritti. Direi che abbiamo ottenuto lo stesso interesse per tutta la serie. È un buon risultato. Una serie è lineare. È un buon risultato. Andiamo a dormire. Ok. Allora, quindi livello ancora siamo all'1. Energia massima 8, non so cosa intende. Ah, ecco, vedi la barra verde, l'energia. Aspetta. E cosa vuol dire il livello? Tube Steam ci ha rubato $20. È il gioco. Hai ragione. Sei deficiente. Ma pensavo che avessimo preso quello gratis. Poverina. No, l'abbiamo pagato il lasciami gioco. In pace. Poi mi sono confuso. $5 di affitto. Ma chi li paga $5 di affitto? Ma vabbè, magari. Al giorno. Comunque, dai. Vedi, allora, ho capito le barre adesso. Ok. Praticamente quella verde è sì? la nostra energia. Mentre invece quella gialla, arancione, sì? non so di che colore. E quando finisce la giornata? No, è il livello della nostra carriera. Ah, capito? Brava. Grazie, ok, grazie. Ok, ci sono. Faccio un inchino. Ma inchinati e muori. Allora, iniziamo una nuova serie. Questa volta, vedi, Banana Ninja, ci senti anche? Abbiamo già fatto, giocato per un minuto e sei secondi. No, penso, magari è un'ora e sei minuti, dai, non avrò per come registriamo in fretta è più probabile che sia un minuto. Comunque dice che il gioco può anche essere continuato, possiamo fare la second season. Così all'improvviso, puff, second non season. Se l'aspettano. Pam, no. Io direi questa volta facciamo la serie free to play e vediamo come va, magari la gente è più abituata a vederlo, lo apprezza di più, capito? Facciamo magari piace, le magari. Cose al contrario, prima i giochi a pagamento e poi quelli gratis. Guarda. Magari quello te l'avevano regalato. Cosa siamo vicini a fare un nuovo livello. Vicinissimi. Perché poi guarda le views. Cioè, ma ne vogliamo parlare. Ragazzi, Saper è proprio il gioco che ci fa esplodere. Attenzione, guarda, superate le 60 views. Guarda, siamo a 38 iscritti. 38 iscritti. Ok, ho capito che dobbiamo fare immediatamente il secondo video di Saper. No, ho sbagliato, scusami. Stiamo per finire la serie così. Vediamo questo. City. Ok, allora abbiamo l'ufficio. Che sarà casa nostra. Certo. Brotherhood. Ma ok. Vedi? Game Shop. Vabbè, i giochi li compriamo da Steam perché costano meno. Ma magari c'è qualche offerta. Andiamo okay. nel negozio. Ok. Guarda. Si chiama Gaben. Ciao Gaben. Ok. Ok, dice che qua potremmo trovare dei giochi da registrare. Li troverai anche in Tube Steam. Quindi vedi, forse alla fine. Ma allora non conveniva venire qua, Gaben. Perché io pensavo magari, capito, che al negozio trovassimo offerte diverse da YouTube Steam. Ho dovuto chiudere, cioè non potevo fare nulla, vedi? C'è lui e non posso cliccare. Vabbè, le cose. Aspetta, è in beta, magari poi apriranno anche il negozio. Okay. Vediamo l'altro che cos'è. No. No. Chi è? Ci stava chiedendo $50 a priori si chiude. Ma magari è il manager. Di già. Mi sono piaciuto del manager. No, lasciamo perdere. Lasciamo perdere eventuali manager. Ci manca solo perdere la casa. Allora, abbiamo una scelta difficile da fare. No, registriamo ancora, dai. L'energia a metà. Ancora no, energia per un altro video. Continuiamo o la chiudiamo qua? No, perché continua. L'interesse sta scendendo. Continuo. Continua, dai, continua. Almeno 3 episodi, dai. Ci ha insultato? Che lingua è? Dope è un insulto. Ma le nict che lingua è? No, le nict è il nome del tipo. Ah, ok. Ha preso un like e c'è scritto sorry dop. Ci ha insultato. Non ecco so qua. Cosa vuol dire, ma ricordo che è un insulto. Ok, abbiamo un nuovo commento. No, vabbè, ma ci insultano sempre. Per di più 2 like le hanno messo, capito? Se gli ha messo like l'altro. Facciamo schifo. È tristissimo.
porti Super Mario nel 2016, è giusto che ti veni insulti. È Mario. È Mario, lo so che è Mario, ma la gente non lo vuole più vedere, è Mario. Ma è cattivissimo sto gioco, esatto, non mi piace. Come nella realtà. Direi che per oggi abbiamo detto abbastanza scemenze, quindi fermiamoci così, è più carino dell'altro. A me diverti sì, di più. Anche se è cattivissimo, mi ha demoralizzata. Cioè, allora, questi commenti così cattivi. La prima cosa da imparare su YouTube è che devi andare avanti. La gente è gelosa, quindi devi accettare gli insulti. Sono gelosi di Mario, vero? Sono gelosi che possiamo fare Mario, perché comunque costa $10. Magari loro non lo potevano fare. Brava, brava, hai esattamente. Hai ragione, hai ragione. Quindi devi continuare a preservare. A parte gli scherzi, ragazzi, fateci sapere nei commenti se volete altri video del gioco. Non vogliamo farci una serie costante, magari un video ogni tanto, per conquistare YouTube, almeno nei giochi, con il nostro Jigglypuff. Beh, ragazzi, il video... Beh, ragazzi, il video finisce così. Se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete un nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.